Laura Castelli nuovamente a Catania, terza, quarta volta, ci siamo fatti anche il ballo sull'Eppi, se mi ricordo bene, a Catania, dopo che eri stata espulsa dalla Camera. Parliamo un attimo dell'euro, una domanda che tutti i cittadini si pongono grazie a una informazione precaria, pessima, ecco, e si chiedono perché dovremmo uscire dall'euro. Perché siamo arrivati a un punto per cui non c'è altra strada, sicuramente non è l'unica strada, perché dire di no all'austerity è quello che abbiamo fatto in questi anni, ma le risposte sia dal Parlamento europeo che dal governo italiano sono negative, per cui non c'è nessuna volontà di cambiare questa politica di austerity, la troica, eccetera. Per questo motivo l'unica cosa che rimane da fare a un popolo comunque indipendente come l'Italia, per poter fare gli investimenti che vuole, per poter mettere i soldi dove la gente necessita di vederli, è quello di uscire dall'euro e fare una moneta che sia nazionale, che si possa ribattere moneta come una volta, che tu non ti debba prendere il denaro in prestito dall'Europa come se non fosse denaro tuo, no? Perché noi di fatto compriamo denaro facendo finta che non fosse che non sia nostro, quindi questa roba deve finire, perché sennò non ci rialziamo più. Mille proroghe. Abbiamo assistito a un tuo intervento alla Camera l'altro giorno, dove sarebbe opportuno prendere dei provvedimenti non adesso, ma sarebbero stati meglio prendere durante la legge di stabilità. Come mai il governo non l'abbia fatto prima? Allora, questo, come dicevo in quell'intervento, è quello che abbiamo imparato in questi 2 anni e mezzo, cioè ci troviamo tutte le volte sul mille proroghe a mettere a posto delle questioni che il governo non vuole prendere in considerazione nel momento in cui si fa la legge di stabilità. Esempio, le partite IVA, quindi i contribuenti minimi. Noi gliel'avevamo detto che era un metodo schifoso, che la tassazione aumentata ai contribuenti minimi non ha senso, e loro l'hanno fatto lo stesso. Su mille proroghe hanno dovuto, anche perché la società civile grazie al cielo ha fatto pressione, hanno dovuto rivedere la questione e tornare indietro. O altri temi su cui abbiamo fatto questo discorso sono il fondo a cui noi versiamo i nostri stipendi. Microcredito, che se ne sta parlando anche in aula dall'altra parte. Volevano ampliare ad aziende con più di tot dipendenti, noi gli abbiamo detto guardate che non è il caso, perché è meglio darli a chi ha una piccola impresa. Loro sono dovuti tornare indietro perché le piccole imprese gli hanno fatto pressione, quindi ogni volta assistiamo a una poca concentrazione durante la legge di stabilità, che in realtà è quella che permetterebbe di lavorare bene. E poi devono mettere le pezze in un provvedimento come quello del mille proroghe, che oggettivamente è diventato la barzelletta dell'Italia. La legge di stabilità dei poveri, come dicono. Quella è sempre la legge di stabilità dei poveri, in cui noi lottiamo per dirgli guardate che state facendo una fesseria, e loro no, noi vogliamo continuare a fare così. A mesi di distanza si accorgono che la società civile invece ci dà ragione. Sempre in quell'intervento è dichiarato questo governo incapace, ma quando invece in buona fede? In buona fede mai. In mala fede. Ah no, in mala fede spesso, ma è incapace, perché io preferisco una persona in mala fede ma capace, piuttosto che uno in mala fede e incapace. Nel senso che guardandoli e vedendoli lavorare si capisce proprio questo. Non solo è gente corrotta che pensa alle solite lobby, a quelli che gli danno i voti, eccetera, ma lo fanno anche male. Ne usciremo? Secondo noi sì, se no noi non saremo qua e tu non saresti qua, quindi ne usciremo sicuramente. Una battuta sul nuovo Presidente della Repubblica. Allora, sicuramente un nome che ha spiazzato, perché non ci aspettavamo che Renzi facesse quel nome. Di sicuro c'è tanta gente che lo stima, io mi auguro che sia in grado di non mettere l'inchiostro su alcuni decreti orripilanti come ha fatto Napolitano. Saremo a vedere. Speriamo. Allora, grazie a Laura Castelli per queste dichiarazioni, Mauro Caruso per Metti in moto il cervello, i nostri canali sono i canali YouTube e Facebook. Buona giornata, ciao Laura. Grazie, ciao.